Dopo la vittoria allo stadio Bellucci contro il Salso Maggiore, l'Aglianese è attesa da una domenica di relax data la sosta per la Viareggio Cup, a cui parteciperà la rappresentativa di Serie D. 2 settimane di ripresa per i ragazzi di Mister Baiano, ancora alla ricerca dell'obiettivo salvezza, nonostante sia più vicina alla zona playoff a 3 punti di quella playout a 5. Riflessioni che dalla classifica, in cui i neroverdi occupano l'ottava posizione, si spostano sul campo, con il rientro di capitano Lorenzo Remedi e la sua spalla a centrocampo, Leonardo Torrini. Proprio il numero 7 neroverde ha parlato della partita contro il Salso Maggiore, fanalino di coda del girone a cui è assistito dalla tribuna. Sono una squadra che era consapevole di quello che serviva, servivano i 3 punti in tutti i modi, perché comunque venivamo da 2 partite non troppo fortunate. L'obiettivo era quello di fare punti, l'abbiamo fatto, siamo stati bravi a sbloccarla il primo tempo, poi non siamo riusciti a chiuderla, ma comunque abbiamo raggiunto l'obiettivo della partita. Una sosta però importante per l'Aglianese, così da poter affrontare le ultime 6 partite del campionato e riportare soddisfazione ai propri tifosi, in primis con la salvezza, poi chissà. Sicuramente sfrutteremo queste 2 settimane per ricaricare un po' le batterie, per mettere benzina nelle gambe, visto che comunque le partite finali saranno tutte partite complicate, tutte partite che varranno punti importanti sia per noi che per gli altri. E quindi, vista comunque la situazione della classifica attuale, per cui non siamo ancora tranquilli, faremo il massimo per raggiungere più punti possibili e puntare anche più in alto. Per raggiungere gli obiettivi stagionali serve calma, pazienza e pensare partita dopo partita. Torrini questo lo sa bene e la propria testa è già il 2 aprile in quel di Sant'Angelo Lodigiano, dove ad attendere i toscani ci sarà una gara tosta, diversa da quello che la classifica racconta, contro una squadra che all'andata rifilò ben 2 gol all'Aglianese nel corso del primo tempo, poi recuperata nei secondi 45 minuti, grazie ai gol dell'ormai ex Mirval e Bijica. La partita tosta sarà sicuramente, l'abbiamo vista anche dalla partita d'andata, però sono partite belle da giocare, quindi cercheremo di arrivarci al meglio possibile.